Ragazzi, ci siamo, tra pochi giorni cadrà la notte di Halloween e anche se questa festa non fa parte della nostra tradizione, ormai da qualche anno viene celebrata anche in Italia sulla falsariga del costume americano. Lo sappiamo che molti andranno in giro per feste e serate travestendosi da vampiri, streghe, fantasmi, serial killer, zombie e personaggi simili. Secondo me nel tentativo giocoso di esorcizzare quei temi sui quali l'uomo si interroga da sempre e ai quali nessuno finora è riuscito a dare delle risposte certe, tralasciando ovviamente gli aspetti religiosi. E quindi la morte, la vita dopo la morte e quel che c'è nel mezzo. Così, giocando un po' su questo argomento, mi sono piazzata davanti ai miei profumi e mi sono chiesta: quale profumo indosserei durante questa notte spettrale? Quali sono le note che accompagnerebbero metaforicamente in modo sublimante un'esperienza trascendentale? Ed ecco la mia selezione. Capolista, Épine Mortelle di Laurent Mazzone. L'ho scelto inequivocabilmente, primo per il nome, Spina Mortale, che riporta alla mente l'immagine di un veleno capace di togliere la vita ad un essere vivente. Un profumo che parte quasi in modo scanzonato, con delle note luminose e frizzanti, date dal bergamotto, limone e bacche rosa, le quali regalano all'apertura un carattere direi quasi acre. Ma poi, nel giro di pochi minuti, si insinua un aspetto di sfacciata sensualità, una sensualità senza vergogna, perché tra le note del cuore la fa da padrona una rosa purpurea in blend con la magnolia, una rosa misteriosa, oscura, che si veste di incenso e ti ferisce mortalmente con le sue spine. È una rosa carnosa, importante, spogliata dalla sua veste più fresca e sbarazzina, rafforzata dalla magnolia ed impreziosita dall'incenso. Un incenso però che in Épine Mortelle non è un vero e proprio protagonista. Infatti in realtà la sua funzione è quella di rafforzare e scurire le note fresche e vellutate della rosa. Un profumo davvero sensuale, magnetico e anche vagamente onirico, che però io personalmente vedo meglio su Malefica che sulla principessa Aurora. Sempre restando in tema di rose, ma salendo in potenza ed oscurità, ho scelto Atomic Rose di Inizio. Personalmente, tempo fa, io l'ho definita una rosa molto dark, molto sexy e molto potente, perché ha questa apertura piccante di pepe rosa che riesce in qualche modo a dare una sfumatura di acidità iniziale, innescando un vortice nel quale si finisce per essere quasi storditi, sì, dalla capacità psichedelica di questo accordo. Poi col passare del tempo ovviamente arrivano delle sfaccettature più morbide, dovute all'ambra e alla vaniglia, che abbracciano la rosa senza però farla, diciamo così, deragliare verso una dolcezza inopportuna. Atomic Rose è un profumo monolitico, non si fregia di un'evoluzione particolarmente elaborata, ma resta fermo e compatto sulla sua essenza principale di rosa. Ed è una rosa spigolosa, però allo stesso tempo avvolgente. È penetrante, ma anche trascendentale. È romantica, ma anche esplosiva. Insomma, una rosa che non appassisce mai, dura un'eternità e potrebbe essere il profumo perfetto per Vanessa Eves, la protagonista di Penny Dreadful. Ce n'è un'altra di rosa che mi ha solleticato la fantasia per questa occasione ed è Eau de Protection di Eldo, Etat Libre d'Orange. Lui ha un profumo datato, infatti esiste già dal 2007, ma non c'è dubbio che sia ancora molto attuale e concettualmente, secondo me, moderno. Si rifà all'idea di una bellissima rosa che si protegge tramite le spine, così come una bellissima donna stanca delle delusioni amorose, proprio secondo quello che ci dice Talib d'Orange, dovrebbe proteggere il suo cuore facendo uscire una personalità da, per così dire, prostituta. È un'immagine piuttosto forte quella che ci suggerisce Eldo. Rose rosse di sangue, una nota penetrante che lascia il sapore del fuoco sulle labbra che succhiano il dito punto da una spina. Ed in effetti la rosa di questa fragranza non è di certo un tipo di rosa fresca o innocente, no, assolutamente, in nessun modo. Non è una rosa saponosa, né tantomeno marmellatosa.
Io la sento molto molto pungente e metallica e in qualche modo richiama alla mente l'odore di sangue, però senza sfociare in una dimensione stomachevole, non pensate che sia un odore esageratamente fastidioso. Qui l'entità floreale è fondamentale, con un geranio importante arricchito da spezie. Si addensa però sempre di più con il patchouli, che lo sporca e gli conferisce un afflato di puro erotismo. Potrebbe essere il perfetto profumo corale per le scene in maschera di Eyes Wide Shut. Poi, mentre passavo in rassegna le varie bottiglie, mi è caduto l'occhio su Athalia di Parfum de Marly, che ovviamente per il colore nero della bottiglia si presta molto facilmente al mio gioco. Ma in realtà l'affinità concettuale di questo profumo con l'occasione è molto più profonda. Athalia, infatti, vanta una firma olfattiva fortemente floreale, legnosa e muschiata. Le note di testa di arancio amaro ed incenso conducono al cuore di questa eau de parfum, che combina un iris cipriato e delicati fiori d'arancio avvolti dall'ambra ed accarezzati da muschio bianco. È una fragranza intrigante con una delicata opulenza, ma per me Athalia è anche e soprattutto una fragranza elegantemente malinconica, che mi riporta indietro nel tempo ed ancora il mio immaginario a ricordi letterari ed opere d'arte dei secoli passati. Classica e decadente, elegante e polverosa, io la trovo indissolubilmente legata al concetto dell'edonismo ottocentesco e la vedrei indossata alla perfezione da un bellissimo ma putrefatto Dorian Gray. Viene con sé immaginare per l'occasione anche di indossare dei profumi all'incenso, e tra le innumerevoli proposte presenti nell'universo dei profumi artistici ce ne sono alcuni che si possono definire davvero come assuefacenti, ma il mio preferito in assoluto è lui, Shams Oud di Memo Paris. Shams in arabo significa sole. La leggenda narra che il dio persiano Mitra salì sul suo carro ricoperto d'oro all'alba e fece avanzare i suoi cavalli per trascinare il sole nel cielo fino al tramonto. E questa lucentezza immensa la avvertiamo subito in apertura, quando veniamo letteralmente sopraffatti da una predominanza di note speziate, quali pepe, zenzero e zafferano, che si armonizzano lentamente col secondo protagonista del profumo, ovvero l'olio di cipriol, il quale con il suo piccante, terroso, legnoso e persistente aroma affumicato ci innalza in cielo, per poi lasciarci cadere nelle braccia di un suadentissimo cashmeran. La base è un perfetto accordo di oud, storace e labdano, ammorbiditi dalla delicatezza del balsamo di tolo e della fava tonca, che apportano una sfaccettatura quasi cipriata e vagamente dolce a tutta la composizione, che alla fine si chiude con un incenso speziato, luminoso, sacrale ma non ecclesiastico o soffocante. Shams Oud è un profumo denso e scuro, animalico ma allo stesso tempo morbido e splendente. Questo profumo è davvero un sole che si staglia su un cielo nero, un ossimoro olfattivo realizzato con grande maestria. Un profumo perfetto, secondo me, per l'estate, l'elegante e letale vampiro che, nonostante alcuni momenti di confusione spirituale, gode nell'ammettere la sua natura di creatura della notte, nata per uccidere e votata alla dannazione. C'è poi un brand italiano che si esprime utilizzando i simboli archetipici del rock e del pop, ritratti e illustrazioni dell'Ottocento ed antiche incisioni rinascimentali. Una simbologia che rimanda a dimensioni ulteriori e sfuggevoli alla normale capacità visiva e percettiva dell'uomo. Sto parlando di Core Eterno, e tra le varie fragranze che ho provato ce n'è una che mi è piaciuta molto, ossia Catharsis. Parola che in greco significa purificazione. Purificazione da una contaminazione che poteva riguardare sia una condizione spirituale sia materiale. In ambito filosofico, a partire da Platone, il termine si riferisce alla purificazione dell'anima dai mali interiori. E Catharsis è un profumo interessante ed intenso.
dotato di un'apertura molto potente ed aspra, ma in brevissimo tempo diventa molto più indossabile e piacevole. È il tipico profumo rosa Oud cuoio. Però la presenza delle spezie, ossia zafferano, chiodi di garofano e noce moscata, lo rende un pochino più interessante. Fin dall'inizio si percepisce una nota morbida di geranio, ma il resto dei fiori ha solo un ruolo di supporto. Quindi né il neroli né il gelsomino sono percepibili, ma giocano sullo sfondo per rendere l'esperienza più rotonda e morbida. La catarsi, se proprio la vogliamo vedere nel profumo, beh, la ritroviamo nei primi 10 minuti, quando da spigoloso ed eccentrico si trasforma in un profumo elegante e placato, discreto ed avvolgente. Il profumo perfetto per chi? Per Journey Blaze, il Ghost Rider, che riesce nel suo personale durissimo percorso di purificazione ad elevarsi da spirito della vendetta a spirito della giustizia. Voglio chiudere la mia selezione di profumi per Halloween con una fragranza che si fregia di un nome conosciutissimo nella drammaturgia classica britannica. Otello di Epicot. Come non pensare immediatamente alla meravigliosa opera di Shakespeare, dove la gelosia, il mostro dagli occhi verdi, dileggia il cibo di cui si nutre. In questo spettacolare profumo, unico ed incomparabile a niente altro di già sentito, c'è tutta l'opulenza della Venezia del Cinquecento e dei suoi traffici con l'Oriente. C'è una stupenda polvere di cacao accompagnata da una forte dose di miele scuro che lo rende quasi alcolico, ma è un cacao molto piccante e speziato grazie alla presenza del peperoncino e del cardamomo. E non di certo una scontata barretta di cioccolato al latte, insomma. Legna e nocciole tostate servono ad arrotondare la spigolosità iniziale delle spezie ed affumicano leggermente il cuore del profumo, così da risvegliare il ricordo di una storia tanto passionale quanto densa di pentimento. È un profumo bello, ricco, sofisticato, che lascia una scia davvero, davvero impressionante, quasi come un monito a non lasciarsi divorare dall'acido mostro della gelosia, ma piuttosto a godere della dolcezza che deriva dalla fiducia nella persona che si è impadronita del nostro amore. Sarebbe stato davvero il profumo perfetto per Otello, l'assassino più degno di misericordia della storia, o meglio, della letteratura. Bene, con Otello chiudo questa piccola sfilata di profumi halloweeniani, halloweenianeschi, non so, e spero che anche voi vi siate divertiti, come mi sono divertita io, nel viaggiare con la fantasia, attribuendo un profumo perfetto ad ogni figura citata. Grazie, vi ringrazio per aver guardato il video, vi lancio il mio bacio ectoplasmatico e vi aspetto nei commenti. Magari se vi va potreste suggerirmi anche voi dei profumi per questa notte spaventosa. E non dimenticatevi di iscrivervi al profumo del giorno. A presto!